Raccontare 32 anni di lotta alla mafia, 32 anni di resistenza, di successi e di insuccessi. Questo è l'obiettivo di MUST 23, il Museo Stazione 23 Maggio, nato all'ex stazione ferroviaria di Capaci. Lo spazio utilizzato, che aprirà al pubblico il 3 giugno, è quello dello scalo merci in disuso, dove sono stati allestiti 5 container colorati, all'interno dei quali sarà possibile, grazie ai visori e alla realtà virtuale, entrare dentro la strage di Capaci, in autostrada, immediatamente dopo l'esplosione, guardare immagini di repertorio e vedere e ascoltare le parole di Giovanni Falcone. MUST 23 è un vero e proprio progetto di memoria condivisa che, partendo da un evento drammatico, vuole raccontare soprattutto alle nuove generazioni cosa hanno significato le stragi del 92, anche attraverso le testimonianze di chi le ha vissute in prima persona. Io penso che sicuramente questi ragazzi che guardano una registrazione del genere, così viva, così partecipata, è formativa, per loro va bene. Io non ce l'ho fatta perché mi riporta a quei momenti e rivivo bruttamente quei momenti. L'ho vissuto 32 anni fa in prima persona, che facevo il servizio alla Fiera del Mediterraneo, che c'era l'inaugurazione di quella fiera, e tutte le altre cariche della città erano presenti mentre stavano per tagliare il nastro. È arrivata questa notizia dell'esplosione in autostrada e il questore ci ha fatto spostare subito qui, perciò siamo stati tra i primi ad arrivare, e riviverla in questo contesto, in questo progetto, è veramente qualcosa di molto forte. Sicuramente è molto utile perché i giovani sono coinvolti dentro questo progetto e vivranno anche loro quello che ci portiamo dentro noi, e spero che ne facciano buon uso e riusciranno finalmente a capire da che parte stare.